Completata oggi la consegna dei masselli per la raccolta differenziata in alcune zone della città, intanto continuano i controlli e le sanzioni per errato conferimento. Integrato su via Fonte Maimonide a Paternò Immondizia in Curia, in più punti dell'arteria stradale rendono la strada un disastro, interventi chiedono i cittadini. Non è ancora ufficiale, ma il nuovo piano sanitario regionale non piace a molti. Critiche arrivano da PD e Movimento 5 Stelle, attesa per il Santissimo Salvatore di Paternò. Resi noti i nomi dei due adraniti arrestati l'altro ieri a Biancavilla per aver tentato la cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di un pensionato. Si tratta di un 20enne e di una 32enne, la coppia accusata di concorso in truffa e tentata estorsione. Con la nomina degli assessori a Giada d'Adrano, il primo atto ufficiale del nuovo sindaco Angelo D'Agata. Intorno alle 11.30 hanno prestato giuramento Giuseppe Currao, Antonino Giuttari, Vincenzo Lucifora, Anna Rita Marcellino e Vincenza Zuccarà. Anche a Biancavilla oggi è stato il giorno del giuramento degli assessori comunali nella giunta del sindaco Antonio Buonanno, tre uomini e una donna, Antonio Mursi, Giulio Calilla, Alfio Stissi e Daniela Russo. Torna per il quinto anno consecutivo Anch'io sono la protezione civile, campo scuola organizzato dall'APAS di Paternò, l'appuntamento dal 22 al 29 luglio. Domenica prossima il Cursillos di Cristianità della Diocesi di Catania festeggia i 40 anni di attività con i primi ritiri cominciati da Paternò, a diffonderlo Don Emilio Manitta e il laico Peppino Barnà. Buonasera e bentrovati dalla redazione di Ciak News. Due sindacalisti che avrebbero goduto di una retribuzione aggiuntiva rispetto al loro stipendio di insegnanti al solo scopo di maturare un aumento del trattamento pensionistico sono stati sottoposti al sequestro di 115.000 euro e denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Palermo è stato eseguito dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nei confronti di Agata Del Vecchio e di Giovanni Di Pisa. Le indagini hanno consentito di accertare che due insegnanti distaccati presso lo SNALS di Palermo hanno dichiarato all'IPTAP di aver ricevuto dall'organizzazione sindacale nel solo ultimo anno di lavoro prestato presso la segreteria provinciale del sindacato una retribuzione fittizia al solo scopo di far gonfiare l'assegno pensionistico. In particolare, due sindacalisti hanno mantenuto durante tutto il periodo del distacco protratto fin dagli anni 80 esclusivamente il diritto allo stipendio previsto per l'insegnamento. E cambiamo argomento. Completata oggi la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata in diverse zone della città. Intanto continuano i controlli e le sanzioni per errato conferimento. Sentiamo. È al completo la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata di carta e vetro in zona Ardizzone, via Feudostella, via Santa Lucia e nella zona adiacente all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, che fino ad oggi erano rimaste escluse dalla raccolta differenziata per la presenza dei cassonetti. Ad informare i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati e a consegnare i mastelli ci hanno pensato i volontari dell'APAS, che armati di tanta pazienza hanno bussato alle porte di molti cittadini. A partire da domenica sera anche i residenti di tali zone dovranno adeguarsi alle nuove regole dell'ordinanza comunale sulla raccolta differenziata per non incorrere a sanzioni. E intanto continuano i controlli a tappeto in tutta la città, si rovistano i sacchetti errati per tentare di risalire i trasgressori per correggerli e in caso di comportamento errato persistente per sanzionarli. Tra gli errori più comuni c'è l'utilizzo dei sacchi neri nei giorni di raccolta indifferenziata che erano stati vietati già da qualche mese. L'ordinanza ha infatti imposto l'utilizzo di sacchi trasparenti per l'indifferenziata e biodegradabili per l'umido. Tale obbligo non è però stato recepito da diversi cittadini, con la conseguenza che i sacchi neri continuano a sostare da giorni in strada senza che nessuno li prelevi a danno di pulizia e immagine della città. E sul fronte rifiuti è stata presentata in consiglio comunale una gara ponte in vista della scadenza della proroga dell'appalto di gestione dei rifiuti affidata alla Dasti, che dovrebbe risolversi nel giro di 2 mesi.
Lombardi. In attesa dell'espletamento della gara, un'ordinanza prevede la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti per 3 mesi. A darne notizie è proprio il sindaco di Paternò Nino Naso durante la trasmissione della nostra emittente televisiva Il Fatto, condotta dal giornalista Salvo Spampinato. E allora abbiamo preparato il nuovo bando. Nuovo bando che a cura della SRR, che ancora però non viene espletato. Il 30 giugno scade l'ultima proroga, non possiamo dare le proroghe, notizia proprio di oggi, è una gara ponte. Abbiamo messo su una gara ponte di 2 anni, la delibera andrà in settimana, andrà in Consiglio Comunale e permetterà proprio tutto questo. Questo vuol dire che la Giunta ha già approvato? La Giunta già l'ha approvato e ora va in Consiglio Comunale, perché noi tutte le cose le facciamo coinvolgendo tutti, così come è giusto. Non vogliamo avere personalismi o cose da nascondere, lo facciamo con chi rappresenta la città. Il Consiglio Comunale in toto rappresenta tutta la città, perché ogni consigliere è espressione dei cittadini, per le varie aree. E quindi va in Consiglio Comunale e ci saranno, come ho detto, inserito lo spazzamento, ci sarà, è inserito lo scerbamento, ma la cosa più importante, la lotta che stiamo facendo per aumentare le differenziate. Ed è degrado su via Fonte Maimonide a Paternò, immondizie, incuria in più punti dell'arteria stradale rendono la strada un disastro. Interventi chiedono i cittadini. Spazzatura di ogni genere, erba secca non tagliata e panchine divelte. E questo è lo scenario che si presenta percorrendo via Fonte Maimonide a Paternò. Se è vero che il forte vento di questi ultimi giorni ha contribuito notevolmente a disseminare la spazzatura in ogni dove, ciò non basta a giustificare la totale incuria e la sensazione di abbandono che ad oggi caratterizza la via. Ad immagini di questo genere non ci si abitua mai e l'indignazione è doverosa, e a ciò devono far seguito le spontanee domande di cui attendiamo le doverose risposte. La zona, fruita quotidianamente, soprattutto durante la presenza del mercato rionale, dovrebbe essere sottoposta ad una pulizia attenta e accurata per garantire una più dignitosa e agevole percorribilità. Maggiori controlli in merito all'abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere e una più efficace e accurata gestione degli spazi verdi e delle aree ricreative. La settimana del verde a Paternò non è lontana e la cura e l'attenzione per gli spazi verdi della città sembrava essere l'interesse prioritario. È con questo spirito propositivo che bisogna continuare a muoversi e operarsi nella zona. Insomma, una riqualificazione dell'area a 360 gradi risulta necessaria, che ovviamente non esclude la presenza dell'ex macello. A tal proposito, spontaneo è chiedersi quando partirà la gara d'appalto per la riqualificazione della struttura e come verranno investiti i fondi ottenuti. I cittadini attendono risposta, soprattutto i residenti dell'area. Non è ancora ufficiale, ma il nuovo piano sanitario regionale non piace a molti. Critiche arrivano dal PD e Movimento 5 Stelle, attesa per il settissimo Salvatore di Paternò. I dettagli nel prossimo servizio. Non è ancora ufficiale, eppure il nuovo piano sanitario che la Giunta regionale sta per presentare all'ARS trova già parecchi malumori. Sembra non farsene carico, però, l'assessore regionale Ruggero Razza, che ha commentato così l'ormai imminente presentazione del piano. A breve, ha affermato Razza, insieme alla Presidente della Regione, presenteremo il nuovo piano per la rete ospedaliera siciliana. Un lavoro di cui siamo orgogliosi e che, come avevamo detto, abbiamo portato a termine nei primi mesi di governo. Stiamo compiendo tutti gli atti necessari per poter trasmettere il piano alla Commissione Sanità dell'ARS e poi al Ministero entro la fine dell'estate. Dichiarazioni che non fanno però trapelare nulla sul contenuto del nuovo documento. Nella scorsa finanziaria, ha detto Giuseppe Arancio, parlamentare regionale del PD, ci siamo battuti per ottenere lo stanziamento di 3 milioni di euro per il potenziamento dei presidi ospedalieri che ricadono nelle zone classificate ad alto rischio ambientale. Ancora oggi, però, non è stata attivata alcuna iniziativa per programmare l'aumento dell'offerta di prevenzione sanitaria sulle patologie da industrializzazione nelle suddette aree.
critiche anche dai deputati pentastellati. Si tratta di un piano unilaterale, ha detto il deputato regionale Francesco Cappello in conferenza stampa all'Arse insieme al capogruppo Valentina Zaffarana e ai deputati Giorgio Pasqua e Antonio De Luca, componenti della Commissione Salute dell'Arse, e non è stata nemmeno completata la discussione con le parti sociali e non abbiamo il dettaglio di come verranno allocate le risorse. Dubbi a cui ha fatto eco anche la UIL, la bozza della nuova rete ospedaliera trasmessa dall'assessore Razza in ritardo è incompleta e irricevibile, ha detto Enzo Tango, segretario della UIL FPL. Intanto Paternò si appresta a ricevere il nuovo piano sanitario. Al momento l'unica notizia, e per di più ufficiosa, è giunta dal sindaco Naso che in un confronto con l'assessore Razza avrebbe avuto rassicurazioni sul mantenimento al Santissimo Salvatore delle unità complesse. Una promessa che appare ancora troppo poco per un ospedale che di fatto si trova tra il nuovo presidio di Biancavilla, il Garibaldinesima per quanto riguarda il punto nascite, e soprattutto il nuovo ospedale San Marco di Librino, che avrà il compito di interfacciarsi con il resto del comprensorio catanese. E cambiamo argomento, andiamo alla cronaca nera. Resi noti i nomi dei due adraniti arrestati l'altro ieri a Biancavilla per aver tentato la cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di un pensionato. Si tratta di un 20enne e di una 32enne, la coppia accusata di concorso in truffa e tentata estorsione. Sono stati resi noti i nomi dei due adraniti arrestati l'altro ieri a Biancavilla per aver tentato di mettere in atto la cosiddetta truffa dello specchietto. Si tratta del 20enne Antonio Longo e della 32enne Grazia Restivo, entrambi accusati di concorso in truffa e tentata estorsione. Ad arrestarli in flagranza i carabinieri della stazione di Biancavilla e della compagnia di intervento operativo del Reggimento Sicilia. Da alcuni giorni alcuni cittadini di Biancavilla si erano rivolti ai carabinieri per segnalare la presenza di una Mercedes classe B di colore nero con a bordo un uomo e una donna che più volte avrebbero simulato incidenti con lo stratagemma dello specchietto rotto. Intensificati i controlli, i militari in via Arti e Mestiere a Biancavilla hanno notato due autovetture in sosta, una Fiat Panda di colore bianco e una Mercedes con due persone fuori dall'abitacolo che discutevano animatamente. Dopo averli identificati, i carabinieri hanno ricevuto dal proprietario della Fiat Panda, un pensionato biancavillese, una denuncia. L'uomo ha raccontato di essere stato inseguito in auto e fermato dalla coppia che pretendeva un risarcimento di 200 euro per lo specchietto retrovisore danneggiato con la sua autovettura. L'anziano, per chiudere la discussione, era pronto a dare 20 euro, ma la coppia ne pretendeva almeno altri 50. Notando i militari, la coppia ha tentato di restituire i 20 euro alla vittima. Sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno perquisito la Mercedes. All'interno hanno rinvenuto una chiave telescopica con manico in gomma nero, una busta di plastica contenente diversi bulloni e dadi di varie dimensioni, una scocca in plastica dello specchietto laterale sinistro della Mercedes. Nelle immagini il momento in cui gli arrestati sono stati condotti ad Adrano dopo che l'autorità giudiziaria li ha posti ai domiciliari. Temperature massime di almeno 35 gradi in Sicilia e Sardegna, gran caldo in generale in tutto il centro-sud. È in arrivo tra domani e domenica la prima ondata di caldo della stagione, già nel prossimo weekend, spiegano i meteorologi del centro Epson Meteo.it. La colonnina di Mercurio salirà. Responsabile di questo vero spaccato d'estate sarà l'anticiclone africano, che è stato già ribattezzato Caronte, che in alcune zone dell'entroterra siciliano potrebbe far schizzare la colonnina di Mercurio verso i 38 e i 48 gradi. Adesso una breve pausa pubblicitaria, ma l'informazione continua. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla
manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Ener Green Power. In questo periodo da Ener Green Power grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 3 kW più batterie a cumulo 2,4 kWh. Offerta chiavi in mano, IVA inclusa 6.900 euro. Impianto 4,5 kW più batterie a cumulo 4,8 kWh. Offerta chiavi in mano, IVA inclusa 9.900 euro. Impianto 6 kW più batterie a cumulo 5,5 kW. Offerta chiavi in mano, IVA inclusa a 13.900 euro. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Ener Green Power, Contrada Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it. Eccoci rientrati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Con la nomina degli assessori oggi ad Adrano, il primo atto ufficiale del nuovo sindaco Angelo D'Agate. Intorno alle 11.30 hanno prestato giuramento Giuseppe Currao, Antonino Giuttari, Vincenzo Lucifora, Anna Rita Marcellino e Vincenza Zuccherà. Dopo la proclamazione dell'elezione del nuovo sindaco di Adrano, Angelo D'Agate, di mercoledì scorso, oggi è stato il giorno dei suoi 5 assessori. In un clima di festa e con non poca emozione alla presenza di familiari, amici e simpatizzanti della coalizione, hanno giurato i 5 assessori della nuova amministrazione comunale di Adrano. Si tratta dei 5 designati in due momenti da D'Agate nel corso della campagna elettorale, 3 uomini e 2 donne. Giuseppe Currao, 59 anni, avvocato, Antonino Giuttari, 69 anni, architetto, Vincenzo Lucifora, 58 anni, impiegato, Anna Rita Marcellino, 42 anni, insegnante e Vincenza Zuccherà, 33 anni, imprenditrice. Prossimo atto di Angelo D'Agate sarà l'assegnazione delle deleghe assessoriali e la scelta del vice sindaco. La squadra è pronta, l'organo di governo principale, esecutivo, che è la giunta comunale, è stata costituita, così siamo pronti sin da lunedì, direi faremo un lavoro preparatorio nelle ore che restano di questa giornata e lunedì cominceremo con il lavoro. Cominceremo a deliberare, siamo in forma, insomma, siamo già pronti. Prossima settimana direi poi daremo le deleghe ai singoli assessori. Avvocato Currao, abbiamo detto che è il giorno dell'emozione, però insomma tutta la squadra è pronta per mettersi al lavoro. Sì, è stata un'emozione molto forte, anche perché il modo con cui siamo arrivati a questo punto è stato veramente quasi imprevedibile. Ci siamo impegnati parecchio, abbiamo raggiunto questo risultato importante, ora speriamo di fare un buon lavoro nell'interesse della nostra città. Una grande emozione anche per lei? Certo, sicuramente, anche perché è la prima volta che mi trovo in queste circostanze, quindi l'emozione sicuramente svolge un grande ruolo. Dico, mi corre l'obbligo di ringraziare Angelo, il nostro sindaco, che ha riposto in me fiducia assegnandomi questo ruolo, diciamo, nella giunta, scegliendomi tra un gruppo meraviglioso che ha costituito poi la parte sostanziale che ha formato la nostra lista Città Nostra, insieme a tante altre persone che potenzialmente sono all'altezza di poter svolgere il compito che mi è stato affidato. Quindi cercherò di essere all'altezza della fiducia che mi ha dato il sindaco e soprattutto dei numerosi cittadini che hanno posto fiducia in lui. Vincenzo Lucifora, anche per lei stamattina tante emozioni, anche se è quello che ha più esperienza rispetto agli altri. E l'esperienza tante volte sì conta, però l'emozione è una cosa, come dire, spontanea, quindi questa è una cosa che mi ha dato emozione, una cosa che sentivamo, una cosa che abbiamo conquistato lottando, quindi con questo atto credo che come dire, abbiamo quella che è la nostra, appianato la nostra situazione, quindi da oggi con il giuramento e le nomine siamo in carica. E quindi speriamo ora di lavorare bene e di lavorare per tutta la città,
sappiamo che il compito, come dire, è difficile, però faremo del nostro meglio, questo l'abbiamo sempre detto, quindi per quanto riguarda il nostro impegno, la nostra abnegazione, il nostro amore, la nostra passione verso la città, ci sarà sempre e sarà sempre, come dire, rivolto al bene comune. E con le due donne della giunta d'Agate, Vincenza Zuccarà, oggi è il giorno dell'emozione. Sì, sì, assolutamente sì, la voce era tremante, quindi non è stato così talmente possibile nasconderla. In effetti ci sta, oggi abbiamo assunto ufficialmente un ruolo importante, adesso comincia il lavoro. Emozionatissima di assolvere questo ruolo. Adesso si comincia, siamo pronte. Annalita, tutti pronti per mettersi al lavoro adesso? Prontissimi, speriamo di non deludere nessuno e nessuna aspettativa, ma sono convinta che con questa squadra e, come abbiamo sempre detto, tutti assieme con la serenità lavoreremo per il bene del paese. Buon lavoro a tutti voi. Grazie. Ed anche a Biancavilla oggi è stato il giorno del giuramento degli assessori comunali. Nella giunta del sindaco Antonio Buonanno, tre uomini e una donna, Antonio Mursia, Giulio Calilla, Alfio Stissi e Daniela Russo. A Biancavilla il neo sindaco Antonio Buonanno e la sua squadra di governo hanno giurato questa mattina i quattro assessori nominati da Antonio Buonanno. Si tratta di Antonio Mursia, uno dei due assessori designati in campagna elettorale, e Daniela Russo del gruppo Volare Insieme per Biancavilla, Giulio Calil di Biancavilla Mi Piace e Alfio Stissi della lista Biancavilla Che Lavora. Il giuramento alle 13 nell'aula consiliare del comune di Biancavilla. Prossima settimana, detto il sindaco Antonio Buonanno, conferirà le deleghe ai quattro assessori, ma sentiamo le interviste che abbiamo raccolto con i neo quattro assessori e con il sindaco Antonio Buonanno. Da oggi si lavora, si farà sul serio. Abbiamo completato un'altra casella che è quella della giunta comunale, in attesa che nei prossimi giorni ci sarà la proclamazione dei consiglieri comunali e quindi anche il consiglio potrà entrare nel pieno delle sue funzioni. Noi da lunedì saremo al lavoro per la città con una squadra di governo fatta principalmente anche di giovani, ma soprattutto con una squadra di governo molto determinata, che metterà l'entusiasmo, la passione e le competenze a servizio della città per dare un messaggio chiaro che l'amministrazione sarà tra la gente che vuole risolvere i problemi e vuole dare delle risposte in funzione di un programma politico che ci ha consentito oggi di essere in amministrazione, e quel programma politico che ha riscosso la fiducia della gente noi vogliamo rispettare. Sindaco, adesso bisognerà assegnare le deleghe, ha già le idee chiare Antonio Buonanno da questo punto di vista? Le deleghe saranno assegnate nei prossimi giorni, sarà frutto di un confronto sereno con gli assessori, parlerò con loro, valuterò le loro attitudini, valuterò anche la loro disponibilità e subito partiremo per la città. Le deleghe è un compito che si assegna agli assessori, ma ovviamente lavoreremo collegialmente con tutti gli assessori per prendere i provvedimenti che la città aspetta. Antonio Mursia, con quale spirito si appresta a intraprendere questa nuova avventura? Beh, sicuramente con spirito di sacrificio, ma anche con orgoglio personale, perché mi sono sempre speso per la mia cittadina. Io mi occupo di beni culturali, sono un dottorando di ricerca all'Università di Catania, mi occupo dunque di beni culturali, io li chiamerei patrimonio culturale, e quindi essendomi speso già nel corso degli anni cercherò di apportare anche le mie competenze, le mie qualifiche affinché Biancavilla si riappropri nuovamente della cultura, che io ritengo davvero un punto, un fulcro fondamentale di questa esperienza anche che mi è presto a svolgere. Daniela Russo, la quota rosa nella giunta Buonanno, lei ha detto nel suo intervento sarà un compito impegnativo, c'è da lavorare, insomma, siete fiduciosi? Sì, lo siamo stati sin dall'inizio, quindi lo continueremo ad essere, a maggior ragione adesso che abbiamo la consapevolezza e la certezza di operare per il bene, per il rilancio della nostra città, del nostro paese. Lavoreremo ovviamente tenendo conto di quelli che sono i programmi che erano stati già ampiamente definiti dal sindaco, quindi in armonia e sinergia. Punteremo molto sul lavoro di squadra perché sappiamo benissimo che il bene collettivo si traduce poi in bene individuale.
Mi auguro che per ciò che concerne le deleghe si terrà conto ovviamente delle sfere di competenze, delle sfere di interesse per poter lavorare al meglio. Io mi occupo di istruzione, quindi so che il sindaco darà molto spazio a quelle che sono le politiche scolastiche, la manutenzione scolastica, i problemi ce ne saranno diversi da risolvere. E comunque la qualsiasi delega mi venga data l'affronterò con impegno e dedizione come sono solita fare in tutte le mie cose. Sicuramente c'è un compito arduo da portare avanti perché ci sono delle responsabilità nei confronti dei cittadini, delle responsabilità e dei doveri nei confronti dei cittadini e quindi lo spirito è quello di poter fare, di andare a cercare le risorse per poter fare, per dare un contributo per migliorare questa città. Ci metteremo al lavoro già subito da lunedì, col sindaco apriremo un tavolo di confronto per decidere quali saranno le deleghe. Da un sacco di tempo ho a che fare col mondo giovanile e quindi mi piacerebbe continuare ad avere a che fare col mondo giovanile e quindi vediamo col sindaco, poi ci confronteremo e troveremo una quadra su quelle che saranno le varie deleghe. Lo spirito è quello fiducioso di poter fare bene, bene a fianco del nostro sindaco nel più breve tempo possibile, iniziare a risolvere o tentare di risolvere le problematiche che attanagliano la nostra città. Le deleghe, la delega che lei preferirebbe? Guarda, le deleghe sono tutte belle, aspettiamo ormai la settimana prossima per avere diciamo, l'assegnazione delle deleghe e iniziare a lavorare con quella che ci viene data. Ed ha fatto tappa oggi a Catania il Mac Italia Job Tour, evento itinerante di selezione del personale che viene organizzato da McDonald's in tutta Italia. Quasi 2000 curricula ricevuti per i 40 nuovi posti di lavoro previsti per i ristoranti di Catania. Ad essere convocati 100 candidati che hanno superato i test online. Nel corso della giornata i partecipanti hanno avuto la possibilità di incontrare i dipendenti dei ristoranti della zona per farsi raccontare la loro esperienza in azienda. I candidati selezionati saranno inseriti in un percorso di formazione. E cambiamo argomento, torna per il quinto anno consecutivo, anch'io sono la Protezione Civile Camposcuola organizzato dall'APAS di Paternò, l'appuntamento dal 22 al 29 luglio. Torna alla sua quinta edizione il campo scuola dell'APAS di Paternò, denominato Anch'io sono la Protezione Civile. Una settimana d'appuntamenti dal 22 al 29 di luglio, con le attività che si svolgeranno come sede principale, dove verrà materialmente montato il campo al centro di aggregazione per minori di Viale Kennedy. Il campo è aperto ai giovani dai 13 ai 16 anni. Per loro un'occasione di crescita ma anche di confronto per conoscere il mondo del volontariato e della protezione civile in particolare. Tante le attività che tendono i partecipanti con visite nei corpi di polizia, di controllo e soccorso deputati alla protezione civile come l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania e ancora i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine. Il campo è aperto ad un massimo di 30 ragazzi con le iscrizioni che scadono il prossimo 4 luglio. Per informazioni ci si può rivolgere alla sede dell'APAS di Paternò in via Giovanni Verga 89 il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 19. Nel campo scuola appunto ci saranno delle attività molto educative e molto divertenti per i ragazzi appunto dai 13 ai 16 anni. Questo campo appunto spiegherà un po' ai ragazzi la vita di un volontario e anche spiegherà un po' come fare alcune nozioni base del primo soccorso. Oltre a questo possiamo vedere come appunto al campo non si faranno solo lezioni ma ci saranno anche delle uscite che ci faranno dove faranno visitare anche le sedi di molti posti importanti come l'INGV, la sede dei carabinieri e molte altre sedi molto interessanti che sono difficili da visitare in tutti i giorni. Partecipare è bello perché come diceva la mia collega Francesca anche le uscite saranno, diciamo, molto interessanti e anche divertenti. Per voi ragazzi è un'occasione importante anche perché così riuscite a confrontarvi. Sì, perché noi appunto come giovani possiamo anche fare nuove conoscenze e quindi relazionarci anche con nuovi giovani, non anche con gli stessi, con gli amici che avevamo prima.
Diciamo che non è un semplice egress, ma insomma le attività sono diverse, farete visite guidate, poi insomma attività per conoscere anche meglio la protezione civile. Sì, infatti noi facciamo queste attività anche per far conoscere quello che realmente fa la protezione civile. Domenica prossima il Cursillos di Cristianità della Diocesi di Catania festeggia i 40 anni d'attività con i primi ritiri cominciati da Paternò. A diffonderlo Don Emilio Manitta e il laico Peppino Barnà. Vediamo. L'appuntamento domenica prossima presso la chiesa di San Francesco all'Annunziata, i Cappuccini di Paternò. Il Cursillos di Cristianità della Diocesi di Catania festeggia i 40 anni d'attività con un impegno costante sul territorio, a partire dal primo Cursillo svoltosi nel dicembre del 1977 ad oggi, quando si è giunti al 71esimo Cursillo per gli uomini e 46esimo per le donne. A portare il movimento di origine spagnola sul territorio catanese furono Don Emilio Manitta, cappuccino che ancora oggi, con i suoi 96 anni, segue il movimento, e il laico paternese Peppino Barnà, innamoratosi del movimento a Vittoria dove lavorava. Entrambi saranno presenti nella giornata di domenica. In questi 40 anni sono oltre 2.000 le persone che hanno fatto l'esperienza dei tre giorni del Cursillo, mentre all'attivo, soprattutto tra i territori di Paternò e Belpasso, sedi delle Ultreias, sono circa 100 le persone che lavorano per il movimento. Coordinatore diocesano è Orazio Parisi, con lui nel coordinamento i responsabili dei sottogruppi del movimento: Alessia Timpanaro, intendenza; Donato Motta, pre-Cursillo; Lucia Carciotto, post-Cursillo; Patrizia Carnevale, materiale e finanza; Filippo Carciotto, segreteria; a gruppo scuola Nino Pecorino Meli e responsabili Ultreias per Paternò e Belpasso Adriano Cunzolo e Biagio Di Mauro. Domenica si comincia alle 9 con l'accoglienza. Tra i momenti più importanti della giornata, l'Ultreia alle ore 11 e la Santa Messa alle 12.30, presieduta dall'Arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Gristina. Saranno presenti i cursillisti siciliani delle altre diocesi e ancora l'animatore spirituale territoriale Fra Luigi Saladino, il coordinatore territoriale Francesco Castano, l'animatore spirituale diocesano Padre Enzo Algeri e i sacerdoti che hanno seguito e seguono in questi anni i Cursillos, Padre Nino Pennisi, Padre Giorgio, Padre Alfio Privitera e Padre Placido. E via i saldi estivi anche in Sicilia, prima regione a partire, mentre in tutte le altre regioni si comincerà sabato 7 luglio. Le previsioni del centro studi di Confcommercio sono che nell'isola saranno interessate 2 milioni di famiglie ogni anno, ogni famiglia spenderà in media 150 euro rispetto ai 230 di media nazionale, con una spesa pro capite di circa 65 euro contro i 100 euro di media nazionale per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo. In Sicilia stimiamo di avere un giro d'affari di circa 300 milioni di euro, osserva la presidente di Confcommercio Palermo e vicepresidente nazionale di Federmoda, Patrizia Di Dio. Abbiamo chiesto a livello nazionale l'introduzione della web tax perché i colossi del web devono stare nello stesso mercato, con le stesse regole e con le stesse imposte delle nostre attività. Ebbene, questa era l'ultima delle nostre notizie. Prima di chiudere l'edizione di questo telegiornale, vi ricordo che è possibile consultare tutte le nostre notizie sul sito www.ciactelesud.com e sulla nostra pagina Facebook. Io vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.